pianificatore più che altro. Partiamo con una breve descrizione circa l'organizzazione anche di questo dibattito politico, poiché nei giorni che hanno preceduto appunto questo appuntamento abbiamo cercato anche di captare quelle che erano le sensazioni del paese, anche perché dovevamo creare un cronoprogramma, una sorta di scaletta affinché poi naturalmente avessimo tutti poi la possibilità di condurre nel modo migliore questo appuntamento. Partiamo nel descrivere la situazione che si è venuta a creare, tornando in un frangente del 9 luglio 2015. Abbiamo appuntato giusto qualche piccolo avvenimento che è accaduto, giusto per chiarire. Sì, molto breve per chiarire quelle che sono state poi le situazioni che sono successe fino a quello che naturalmente conoscete tutti. Allora, 9 luglio 2015, il consigliere Nicolini ha personalmente esposto al sindaco e all'intero gruppo, dopo l'ennesimo comportamento di arroganza e di mancanza di rispetto delle regole, anche sulla base delle dichiarazioni del consigliere De Leo, che non aveva alcuna intenzione di avere rapporto con il sottoscritto, la sostituzione del capogruppo in seno al gruppo Libertà e Partecipazione. L'intera maggioranza ha chiesto allo stesso di ripensarci, in quanto ritenevano che tale compito dovesse essere ricoperto dal consigliere De Leo. Passando ad agosto, lo stesso consigliere Stefano Nicolini comunica al sindaco attraverso un messaggio poche ore prima del Consiglio Comunale la propria assenza lo stesso per motivi di lavoro, quindi comunicava di non poter partecipare al Consiglio Comunale per questi motivi. E non riceveva nessuna risposta né in quell'istante né nei giorni che poi sono venuti a seguire. I consiglieri Nicolini e Guido firmano insieme ai consiglieri di opposizione il giorno 31 agosto un semplice quesito al prefetto sulla validità della seduta del 13 agosto. Il decreto legislativo 267 del 2000, articolo 38, prevede un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il sindaco. Il regolamento stabilisce che si può votare in quattro solo in seconda convocazione. Il sindaco e i consiglieri, che sono tre, approvano il bilancio in quattro in prima convocazione, violando il regolamento sul funzionamento del consiglio. In data 14 settembre, con protocollo del 15 settembre, il consigliere Guido e Nicolini comunicano la propria indipendenza del gruppo consiliare Libertà e Partecipazione e assicurano di continuare a lavorare con serietà per garantire la cittadinanza tutta. Si impegnano a valutare inoltre con obiettività e serenità le future iniziative o le future proposte amministrative per prestare appunto il proprio propositivo apporto. I consiglieri Nicolini e Guido comunicano la loro decisione pubblicamente con un manifesto pubblico, richiamando i principi di trasparenza, libertà e partecipazione. 17 settembre. Il sindaco risponde alla comunicazione dicendo che è sorpreso dalla richiesta di maggiore trasparenza nelle scelte e di maggiore coinvolgimento e, nonostante la chiarezza della loro missiva, scrive: ritengo sia opportuno chiarire se vi considerate ancora all'interno della maggioranza o intendete essere considerati autonomi ed indipendenti al pari del gruppo di opposizione già presente nel Consiglio Comunale. In data 29 settembre, il prefetto, alla richiesta dei consiglieri firmatari del quesito sulla validità della seduta, risponde: si è indotti a ritenere che la seduta del 13 agosto sia legittima e aggiunge: avendo rilevato un contrasto tra la previsione normativa e la disposizione regolamentare, si rappresenta l'opportunità di revisionare le disposizioni regolamentari che disciplinano i quorum in prima e seconda convocazione, per non incorrere nella futura attività amministrativa in situazioni di dubbia legittimità. Quindi questa è stata la risposta del prefetto alla loro missiva in data 29 settembre. Il 2 ottobre il sindaco esce con un manifesto con il quale dichiara la poca trasparenza dei consiglieri Guido e Nicolini, che non hanno comunicato di aver firmato il quesito con l'opposizione.
In realtà il quesito è stato presentato in prefettura il 31. Il sindaco ha contattato i consiglieri di maggioranza il 29 di agosto, quindi non potevano informarlo in quanto non era stato firmato ancora nessun documento. Importante sottolineare che il consigliere Guido, con correttezza, aveva comunicato al sindaco l'intenzione, però, di approfondire la stessa vicenda che si era venuta a creare. Nel manifesto, i consiglieri comunali, che hanno dichiarato disponibilità a lavorare per il futuro del paese, sono stati dichiarati traditori. 2 ottobre, articolo sul quotidiano di Lecce. La maggioranza perde pezzi, due indipendenti ed è area di crisi. I consiglieri ancora una volta dichiarano niente ostruzionismo ma solo trasparenza. Non intendono mandare a casa nessuno e non criticano i risultati o il programma ma semplicemente la modalità di gestione. 3 giorni dopo, il 5 ottobre, il sindaco revoca le deleghe in quanto sostiene essere venuto meno il rapporto fiduciario vista la posizione non chiarita da parte dei consiglieri Guido e Nicolini. Posizione da sempre chiara, liberi dal gruppo ma fedeli al programma. Questo è un breve riassunto di quelli che sono stati gli avvenimenti che poi hanno portato alla situazione che ben conoscete in questa città. E per partire poi con questo dibattito è stato preparato un video introduttivo che possiamo pregare dalla regia poter mandare in onda. Se è possibile magari spegnere la luce in sala per garantire la più ampia visibilità al pubblico presente. Dopo anni di oppressione siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà. Bene.
dopo aver visto il seguente video, adesso passo la parola al consigliere Stefano Nicolini. Buonasera a tutti. Porgo il più cordiale saluto a tutti voi, che ringrazio davvero di cuore per essere presenti questa sera, ben consapevole di avervi sottratto ai vostri impegni e sicuramente alle vostre famiglie. Saluto da subito tutti i consiglieri comunali presenti. Vedo il consigliere di Montaroni, Lino Guido, il vice sindaco di Arnesano, saluto i consiglieri di opposizione, Luigi Quarta, Graziana De Carlo. Ringrazio inoltre altri giornalisti presenti in sala. Vi ringrazio davvero tutti di cuore, in quanto la vostra presenza è motivo di forte emozione per l'affetto che voi dimostrate in questo momento molto importante e delicato per la vita politico-amministrativa del nostro comune, ma anche per la mia posizione personale e quella dell'amico Piero. Attesi i feroci attacchi lanciati nei nostri confronti dalle solite Cassandre nostrane, abilissime a scorgere la pagliuzza negli occhi dei loro avversari, ma probabilmente incapace di vedere la trave nei loro. Questa assemblea era necessaria, proprio perché tutti voi concittadini possiate avere maggiori elementi per condividere o meno l'essenza della nostra azione politica da alcuni mesi a questa parte. Una scelta sicuramente sofferta, difficile, meditata, ma necessaria. Prima di addentrarci nel cuore degli argomenti della nostra presenza oggi qui, mi è doveroso fare una premessa in ordine alla scelta e alla motivazione che circa 8 anni fa mi spinse a condividere la mia esperienza politica nella lista Libertà e Partecipazione. Una lista che trovò fondamento non nell'appartenenza ad un partito politico, ma bensì per guidare una forte necessità collettiva per migliorare la nostra comunità. L'idea era quella di portare alla nostra San Pietro in Lama un nuovo modello di gestione, caratterizzato da principi di trasparenza, libertà, di democrazia, di partecipazione. E chi più ne ha più ne metta. L'intera azione politica, questo era l'intento, doveva caratterizzarsi da un lavoro di squadra, all'interno della quale ciascuno di noi avrebbe potuto e dovuto esprimere il meglio di sé. Se oggi siamo qui è perché evidentemente qualcosa non ha funzionato e vano è stato il nostro tentativo di riportare la barra dell'azione amministrativa sulle direttrici di marcia che tutti insieme avevamo concordato. Cercherò quindi questa sera con l'amico Piero di spiegare nei dettagli e con estrema sincerità, caro Tondo, con estrema sincerità, le motivazioni che hanno ispirato la nostra scelta. E mentre vi parlo, sono ben consapevole del clima che ci circonda, un clima avvelenato, perché tanta e tale è stata la subdola volontà di taluni soliti noti di denigrare, diffamare e parlare male di noi. Abbiamo assistito ad un vero e proprio attacco sistematico e frontale nei nostri confronti, per offuscare il nostro impegno a tutela dei diritti dei cittadini, del rispetto delle regole, nonché di una corretta esposizione dei fatti. Su questo tema abbiamo l'esigenza di essere estremamente chiari. Siamo nel pieno di una crisi politico-amministrativa che ha raggiunto il suo apice qualche giorno fa con la presentazione delle dimissioni da parte del sindaco Tondo, unico gesto dignitoso che abbia potuto compiere da alcuni mesi a questa parte. Un gesto che però giunge, lasciatemelo dire, con estremo ritardo dopo mesi di sordo arroccamento a difesa di posizioni davvero incomprensibili, sue personali e di alcuni suoi pochi amici di parrocchia. Da tempo ci siamo accorti che il dialogo, la reciprocità, la solidarietà tra i componenti, l'aggregazione era venuta meno e quindi si era deteriorata la rete di rapporti che aveva caratterizzato i primi 5 anni di governo cittadino. Non sono secondarie in questo contesto alcune affermazioni del caro vice sindaco, ispirate più ad avvelenare ulteriormente i rapporti che a ricomporli, tanto da permettersi in occasione dell'ultimo consiglio comunale di definire l'attuale conflitto politico
cito testualmente le sue parole, un evento luttuoso che uno non si fa capace come sia potuto succedere. Eppure dovrebbe essere ben avvezzo alla crisi di governo della nostra comunità. La verità è che siamo noi ad essere rimasti sorpresi da simili affermazioni. Dove è stato tutto questo tempo? Possibile che potessero sfuggire le tante criticità che viveva la nostra amministrazione? Possibile che dall'alto della sua esperienza politica e anche cattolica abbia fatto finta che la mano destra non conoscesse ciò che fa la mano sinistra? Eppure, nel corso del Consiglio Comunale del 19 novembre, ha assunto il comportamento paternalista di dispensare consigli, quasi fosse il bravo Salomone. Era chiaro il tentativo del bravo vice sindaco: far passare l'idea che Piero Guido ed io avessimo perso la testa, quasi fossimo delle meteore impazzite. Del resto il suo comportamento è in linea con la tendenza dell'amministrazione, Tondo, da sempre refrattaria ad accettare le voci e i pensieri discordanti, incapace financo di apprezzare i suggerimenti costruttivi di chi voleva il bene della comunità. Liquori sa bene come stanno le cose, così come è veramente puerile l'atteggiamento del dottore Tondo nel suo tentativo di ridurre la nostra azione politica, cito le sue parole, ad un prurito alle mani nel voler occupare un posto di assessore comunale. Sono solo tentativi di nascondere e mistificare la realtà. Tutti voi sapete quanto il mio impegno sia stato espressione di puro volontariato. Voglio ricordare prima a me stesso e poi al caro Tondo, che a quanto pare sembra soffra davvero di vuoti di memoria, che nel corso del primo mandato, nonostante lui avesse garantito la rotazione degli assessori, cosa mai fatta, e nonostante fossi stato il quinto consigliere più votato, sono rimasto al mio posto. Non mi sono sottratto al mio impegno costante, silenzioso, umile e solidale di consigliere comunale. Scusate. Ho rispettato il ruolo di tutti, anche subendo silenziosamente delle mortificazioni. Ho cercato di capire e studiare i meccanismi, le dinamiche che caratterizzano l'azione amministrativa, chiedendo consigli, suggerimenti, cercando di cogliere le istanze dei cittadini e presentarle a coloro che, per scelta del dottore Tondo, erano chiamati a deliberare le varie soluzioni. Ora invece si nascondono, evidenziando il prurito alla mano per significare che volessimo fare gli assessori. A tal proposito, vogliamo comunque ricordare sia a Tondo che al sindaco facente funzioni che l'amico Guido è il primo degli eletti della lista Libertà e Partecipazione e io il quarto. Posto che in qualche passaggio politico-amministrativo avessimo veramente espresso il desiderio di un avvicendamento alla carica di assessore, dove sta il problema? Dove sta l'incongruenza? Forse il Tondo pensa che la nomina assessorile sia infusa dal cielo, cioè da lui, senza tener conto del consenso e della rappresentatività popolare. È una sua facoltà prevista per legge. Caro Tondo, la verità è unica ed inequivocabile. Hai rinnegato gli impegni assunti? I tuoi occhi hanno sofferto palesemente di miopia? Per te i consiglieri non sono mai stati tutti uguali. Ed esprimendomi in tal modo, non posso fare a meno che citare l'amico Aldo Saponaro, ex consigliere comunale, il quale, preso atto di un rinnegato impegno che pure il Tondo le aveva garantito, pensò di prendere le distanze. Con lui questa sera mi scuso pubblicamente per avere proprio io, in quella circostanza, non compreso a fondo il significato di quel suo gesto, mantenendomi freddo e distante. Quanta ragione avevi, amico Aldo! Ora comprendo com'eri lungimirante. Eppure potevi essere utile per il paese, visto il tuo ruolo svolto in quel di Bari
a contatto con i consiglieri regionali, a contatto con i funzionari negli uffici regionali. Se per un attimo chiudo gli occhi, caro Piero, e mi sforzassi con tutto me stesso, forse una colpa ce l'abbiamo. Noi non ci siamo seduti nelle segrete stanze a pianificare il nostro futuro. Caro Piero, questa è la nostra colpa. Non ci siamo seduti a programmare il nostro futuro politico. Eravamo lì a servire la comunità con umiltà e con spirito di servizio. E questo è il nostro orgoglio. Non siamo stati noi a sbattere i pugni sul tavolo per rivendicare spazi di potere, anche se forse, comportandoci in tal modo, anche se non ci appartiene, avremmo avuto maggiori consensi popolari. Devo dire, caro Piero, che ancora una volta, senza ricoprire ruoli assessorili, il nostro consenso è aumentato. E la cosa incredibile è che questo mi è stato anche rinfacciato. La nostra San Pietro ha dimostrato di possedere un elettorato maturo, attento, intelligente, che sa valutare le persone, dal primo all'ultimo candidato, sia chiaro. L'elemento scatenante, ora passiamo ai problemi, risale allo scorso luglio e si caratterizza dall'ennesimo comportamento arrogante del capogruppo. Il caro consigliere, contro ogni principio di correttezza amministrativa, e violava il principio di riservatezza di un cittadino, il quale cittadino, attraverso una lettera rivolta al sindaco ancora non acquisita agli atti del comune, segnalava un problema di sicurezza stradale e ne reclamava la giusta attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Sapete qual era il problema? Forse me lo sono chiesto. Quel cittadino era un mio parente. Ho tanti parenti a San Pietro. Ogni comportamento deve essere obbligatoriamente collegato alla mia persona. Quello è stato il segnale inequivocabile dell'intento persecutorio nei confronti della mia persona, vista ormai non più funzionale alla loro visione politica, ma come elemento da ostacolare ad ogni costo perché fastidioso. E francamente ancora oggi non so il perché. A queste e ad altre domande ho cercato di darvi una risposta. E per questo motivo, per il mio senso di responsabilità, ho chiesto una riunione di maggioranza in quel caldo pomeriggio del 9 luglio. Lo ricordo bene, perché coincideva con il giorno del mio 29esimo compleanno. Affinché si arrivasse ad un chiarimento, e ho chiesto a Tondo la sostituzione del capogruppo, condizione necessaria per garantire serenità e continuità al suo governo. Ripeto, continuità al suo governo. Nessuno degli amici ha accettato la mia proposta, ignorata completamente, se non dal Tondo, limitatosi a definire la mia richiesta come un mero fatto personale. E già, ogni volta veniva condiviso un mio pensiero, ero tacciato di personalismi, di esigenze personali. La linea guida del Tondo e dei suoi amici è stata sempre quella di non rispondere, di sottrarsi ai problemi anche quando provenivano da semplici cittadini. È un loro modo di agire. Mi riferisco ad esempio ad una petizione sull'illuminazione pubblica di via Copertini. Senza dire la petizione di via Napoli, 8 mesi che hanno fatto una richiesta, non al consigliere delegato alla viabilità che trova il tempo che trova per legge, al sindaco. Forse in questi ultimi giorni qualcosa si muove, forse in questi ultimi 20 giorni di governo qualcosa si muove. Oltre a questo fatto scatenante, sono tante le problematiche, ve ne cito alcune. Scarso coinvolgimento dei consiglieri comunali. Impossibilità di un consigliere comunale di contattare il sindaco se non attraverso Sua Eccellenza Maresciallo Cosimo De Leo, la cui espressione "dica a me" ha stancato non solo me, ma la stragrande maggioranza dei cittadini di San Pietro in Lama. Riunioni segrete, ma non tanto, svolte fuori dalla sede municipale, con esclusione di alcuni consiglieri. Le tante proclamate riunioni del giovedì sera, nella quale c'era l'usanza di fare le riunioni girate a Taralluccio e Vino nella sede municipale, il più delle volte inconcludenti, che ci hanno portato a non andare più, a non essere presenti e perdere ulteriore tempo. Impossibilità di accedere agli atti amministrativi e assenza di riservatezza dell'azione amministrativa. Un pesante assoggettamento di alcuni, ripeto alcuni,
responsabili dei servizi alla volontà degli assessori, al punto da non fornire le informazioni richieste ai consiglieri. In particolare, vi faccio un esempio. Nel mese di agosto, sollecitato da alcuni cittadini, stanchi di aspettare i provvedimenti dell'amministrazione in ordine alla metanizzazione di alcuni tratti del paese, mi sono recato presso l'ufficio tecnico per sapere se vi fosse un procedimento in ordine al metano. Il responsabile, in presenza di altri dipendenti, anziché entrare in merito deve entrarci per legge perché il consigliere comunale ha diritto di sapere tutto della vita amministrativa, ha ritenuto consigliarmi, in maniera molto educata, di rivolgermi all'assessore, aggiungendo che in tale direzione l'amministrazione comunale non aveva alcun progetto. Niente di più falso, niente di più falso. Vi do la prova. Nella seduta successiva del Consiglio Comunale, il 19 novembre, veniva posto all'ordine del giorno il seguente argomento: estendimento della rete del gas metano. E questo è il clima che stavamo respirando negli ultimi mesi. Ancora un altro episodio. Chiediamo l'accesso agli atti per verificare la cronologia di rilascio di concessioni edilizie, per conoscere gli incarichi pubblici affidati alle imprese, ai professionisti. Ci viene risposto, tutto documentabile, chiunque volesse avere chiarimenti, ho portato qui la cartella, potete acquisire gli atti. In base ad una recente sentenza di Cassazione, non è concessa la copia degli atti perché si intralcia l'attività amministrativa, avevamo chiesto troppe cose tutte insieme. Lo stesso sindaco ci indica come unica modalità di accedere agli atti un appuntamento con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, un palese arroccamento e di chiusura totale da parte dell'amministrazione comunale nei nostri confronti. Un disegno, oserei dire, premeditato, il cui fine era lampante: limitare la nostra azione politica e l'essere un credibile riferimento per i cittadini. Questo è stato oggi il comportamento del sindaco. Porte aperte, oserei dire spalancate, ad alcuni consiglieri comunali, i quali possono fare tutto, autorizzati quindi ad ottenere tutto senza alcuna richiesta ufficiale. Quando la richiesta la facevo io, dovevo scrivere tutto, la motivazione, il perché, perché lo prevede la legge. Lo prevede la legge. Altro episodio. A distanza di tempo abbiamo chiesto l'elenco dei professionisti e delle imprese incaricate per la redazione di progetti ed esecuzione dei lavori, nonché la graduatoria finale di un concorso pubblicamente esperito. Ebbene, anche in questa occasione il sindaco non si smentiva. Dapprima ci invitava ad accedere al sito internet del comune, ignaro, poveretto, come di tanti altri problemi del paese, che il sito ufficiale del comune non riportava le notizie richieste, pure previste da apposite disposizioni di legge. Abbiamo informato di questa grave lacuna lo stesso Tondo, il quale, davvero da ridere, giustificava l'assenza delle notizie per un aggiornamento sito, atteso che le stesse erano andate perdute. Un comportamento puerile in barba ad ogni disposizione stabilita dalla legge sulla trasparenza e sull'anticorruzione. A questo punto, con l'amico Piero, non ci rimaneva altro che attrezzarci nel lavoro di investigatori. Non ce la siamo cavata male. Alcune informazioni acquisite, presenti sul sito, quindi non dico vagianate, ci hanno portato a prendere atto che alcuni incarichi per lavori di ingegneria erano stati affidati a persone aventi il medesimo cognome di qualche amministratore, come pure alcuni incarichi legali liquidati con parcelle davvero consistenti. La graduatoria finale del concorso, cui accennavo prima, non c'era. Immediatamente è stata successivamente inserita. E che dire, amici miei, delle deleghe revocate a noi consiglieri comunali a causa, si legge testualmente, e ho qui la documentazione, del venir meno del rapporto fiduciario che era alla base delle deleghe conferite. In sé il fatto non ci ha meravigliato, tutt'altro. Era semmai l'ennesima dimostrazione che Tondo non aspettava altro che l'occasione propizia per allontanarci dal gruppo al quale noi eravamo legati e impegnati per la realizzazione del programma
anche se in posizioni e modalità diverse dal sindaco e dai tre consiglieri, in posizioni e modalità differenti. Nessuna iniziativa politica, nessun incontro, nessuna telefonata da parte del sindaco Tondo o dalla maggioranza, niente. Segno evidente che eravamo indesiderati. A niente sono servite le tante cose fatte nell'ambito della pseudo-delega, che poi spiegherò il perché pseudo. Giornate ecologiche per evitare l'aumento della spazzatura, eco-concorso rivolto agli studenti delle scuole, distribuzione di compostiere domestiche, le tante guardie ecozoofile. Abbiamo avuto una convenzione per 6 mesi che è costata 3.000 euro, 6 mesi, e hanno dato una mano sostanziosa alla nostra cittadinanza. Hanno salvato dei cuccioli che sarebbero andati a finire in un canile, con delle spese per il nostro comune. Trascorsi 6 mesi, ho chiesto più volte al sindaco di rinnovare la convenzione. Sì, 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 ma questa convenzione non arrivava mai. Addirittura fanno una proposta, questa associazione ambientalista, guardie giurate con potere anche sanzionatorio, di fare a San Pietro in Lama il comando provinciale delle guardie, con servizio di pattugliamento, con la strumentazione adeguata a tutela dell'ambiente e del randagismo. Niente. Vi do una bella notizia, hanno trovato un'altra sede. Avrebbero fatto per un anno un servizio gratuito alla comunità. Si è trattata di un'attività svolta in piena solitudine, spesso senza risorse, a volte ci sono state, lo riconosco, e spesso, sempre quasi, bisognava chiedere all'assessore: per favore, posso fare questo? Per cortesia, gentilmente. Cosa che non facevano gli assessori, i quali, avendo naturalmente un ruolo diverso e un potere decisionale, avevano la facoltà di organizzare tutto anche senza discutere all'interno della maggioranza, amici cari. La giustificazione a volte erano l'essenza di risorse. Eppure abbiamo registrato una serie di iniziative che profumano di campagna elettorale. 600 euro sulla Befana. Forse, se non ricordo male, è stata fatta anche gli altri anni, riconosco. 10.000 euro di giochi da allestire in alcune parti del paese. Delle nuove piantine al comparto, perché le prime sono state seccate. Qualche cittadino mi ha telefonato perché seccavano le piante e ho dovuto insistere affinché l'ufficio tecnico si mobilitasse per fare un sistema di irrigazione. Finalmente è stato fatto. Oggi mettono le altre piantine. 1.100 euro per iniziative finalizzate a valorizzare la famiglia, qui lo devo dire. 1.100 euro per poche ore, il 28 di dicembre. Peraltro, in base agli inviti effettuati, scarsa partecipazione. Di sicuro, caro vice, i problemi sulla famiglia si devono affrontare in maniera più serena, in modo diverso. Questa istituzione chiede altro e non di certo un premio e un panettone o uno spumante, scusate. A tutto ciò si aggiunge, sono quasi in fine, che nell'agosto scorso, in occasione del Consiglio Comunale convocato per l'approvazione del bilancio, il dottore Tondo e 3 consiglieri suoi amici hanno approvato i punti all'ordine del giorno senza la presenza di 4 consiglieri su 7. Non eravamo presenti in Consiglio, anche se per giustificati motivi, ma con atto di pura arroganza, violando il regolamento per il funzionamento del Consiglio, veniva approvato l'atto deliberativo più importante dell'amministrazione, il bilancio. Aria di crisi, rispondo, così qualcuno smette di dire strumentale la loro assenza. Sì, aria di crisi, sì, lo diciamo proprio pubblicamente. Assenza voluta, no. Se noi avessimo voluto mandare a casa il sindaco, signori, non avremmo fatto tutto questo, né tantomeno avrei fatto questo calvario che mi è costato e ci è costato, come è costato anche ai nostri amici consiglieri comunali, al sindaco, a tutti è costato questo fallimento. Se noi avessimo voluto mandare a casa il sindaco Tondo, ci saremmo presentati in consiglio il 13 di agosto e avremmo votato contro, e il sindaco sarebbe andato a casa non tra 6 mesi, il giorno dopo. Il giorno dopo. Non c'è il segretario, se no vi avrei messo a disposizione il suo parere, vi avrebbe detto che il voto contrario di consiglieri nel bilancio determina la caduta dell'amministrazione. Noi non abbiamo fatto questo.
Quindi se stai sentendo aria di crisi, sii mediatore, sii presente, contatta i tuoi consiglieri, chiamali. Non sono io consigliere che devo chiamare, sei tu sindaco che sei il capo dell'amministrazione. Sei tu sindaco che deve risolvere i problemi. Sei tu sindaco che deve essere il mediatore. In quella circostanza, per fare chiarezza circa la legittimità del voto, abbiamo scritto al prefetto, il quale, nonostante i nostri amici abbiano sbandierato "è legittimo, siete falsi" con quel primo manifesto, ha dichiarato che c'è un contrasto tra la previsione normativa e le disposizioni regolamentari, cioè tra la legge e il regolamento. Rappresentava l'opportunità di revisionare le disposizioni regolamentari per evitare situazioni di dubbia legittimità. Il vice sindaco ha parlato come avvocato. Io sono un semplice cittadino disoccupato, poi parliamo anche di questo, ci sarà da dire anche su questo, che non ha esperienze dottrinali sulla giurisprudenza. Però se il prefetto mi scrive di dubbia legittimità, è italiano, non c'è bisogno di alcuna laurea, cari signori. Nonostante l'invito del prefetto e le reiterate nostre sollecitazioni, ancora non eravamo opposizione, non eravamo opposizione, nulla è stato fatto per modificare il regolamento. Abbiamo dichiarato, però scusate, questa cosa ve la leggo perché ritengo giusto parlare con gli atti. Comunicazione di indipendenza dal gruppo consigliere Libertà e Partecipazione, 14 settembre. Noi sottoscritti consiglieri Guido e Nicolini, premesso, atteso, poi se volete la premessa la potete leggere, comunichiamo di dichiararci indipendenti dal gruppo Libertà e Partecipazione. Attenzione, di continuare a lavorare con serietà ed entusiasmo per garantire la cittadinanza tutta, che la casa comunale è la casa di tutti, di impegnarci a valutare con obiettività e serenità le future iniziative e le future proposte del gruppo Libertà e Partecipazione, onde, ripeto, prestare il nostro proposito apporto. Signori miei, sta scritto che vogliamo andare in un'altra stanza, sta scritto che siamo opposizione, sta scritto che il sindaco deve andare a casa, c'è scritto che noi condividiamo però con un atteggiamento distaccato. Significa che vogliamo andare avanti e portare avanti il programma elettorale per il quale i cittadini ci hanno sostenuto. Questo significa, potete leggerlo, è qui. Lo abbiamo fatto per garantire tutti i cittadini. Un amico mi confidava all'inizio di questo percorso politico che non poche sarebbero state le sofferenze e le indignazioni, niente di più vero. Ho dovuto assistere, senza che mi venisse data la possibilità di dire il perché della mia scelta, ad offese, a critiche, a calunnie, a pressioni che mi hanno fatto assaporare tutte le cattiverie che le relazioni tra persone possono compiere. Noi siamo pronti al confronto, perché la nostra forza è la trasparenza, la nostra forza siete voi cittadini che ci avete dato questo compito di amministrare la nostra comunità. Io non sono il sindaco, non sono il sindaco, non ho l'immagine da sindaco e non voglio fare il sindaco. Sicuramente la mia parola, per poter, non voglio convincere, ma perché entri nel cuore e nell'immaginario collettivo, deve essere gridata più forte rispetto alla figura istituzionale del sindaco, che naturalmente ricopre un ruolo diverso dal mio. Sono il signor nessuno e ne sono fiero, però sono un consigliere che ha diritto di dire la propria fino in fondo, senza paura e senza avere condizionamenti da una maggioranza che mi ha tenuto un pochino stretto. Concludo questo mio intervento con questa frase di Giovanni Falcone, che ha spaventato su Facebook tutti. Mi piaceva, l'ho detta, non perché abbia detto che chissà che. Qualcuno ha detto che quando uso la frase di Giovanni Falcone era uno che si sottometteva anche ai soprusi. Ma io avrei qualche idea un po' differente. Ho scelto Giovanni Falcone perché, navigando su internet, ho visto una frase che mi piaceva. Non ci sono altre motivazioni, lo dico proprio per tranquillizzare gli animi di alcuni. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e cammina a testa alta muore una volta sola. Scusate signori, io ho deciso di morire una volta sola. Grazie Stefano, adesso anche un breve intervento di Piero Guido.
Buonasera a tutti e grazie della vostra presenza. A tutti, non deve essere ripetitivo. E cioè, quello che vorrei dire io adesso è andare un po' sul più vivo degli avvenimenti che si sono succeduti, diciamo, sia nella prima consigliatura che nella seconda. Siccome siamo stati invitati dal sindaco a dire la verità, beh, dirò la verità, la vera verità, fermo restando che i miei erano antichi, io sono già antico pure io, quindi l'educazione di la verità è stata imparata solamente con uno sguardo, bastava che il tuo genitore ti parlasse, no, non voleva parlarti, bastava guardarti e capiva perfettamente cosa voleva dirti. Quindi sì, forse sì. Io prima di iniziare vorrei dire che cos'è per me questo amministrare, questa legalità che si parla, tutte queste calunnie che si sono messe sul territorio nei riguardi dei consiglieri dissidenti, posti di lavoro, assessorati, risorse che si rivendicano e adesso aggiungeranno incapacità, quindi bisogna comunque fare un piccolo excursus per dire ciò che si è fatto. Io in un modo sbagliato me ne do atto, a volte ho detto io ho fatto, è sottinteso che ciò che ho fatto io l'ho fatto insieme all'amministrazione, cioè da solo non si fa, nessuno fa niente. Ecco, io vorrei dirvi che per me la legalità è il patto di lealtà che un individuo stipula con la comunità cui sente di appartenere, la speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle, e qualcuno ci sta provando. La strada è lunga, ma non esiste che un solo mezzo per sapere dove ci può condurre, proseguire il cammino. Quindi sulla scorta di questo e sulla scorta di quante cattiverie si dicono, noi diciamo le nostre verità. E prima ancora, poi alla fine vorrei parlare anche dei tradimenti, delle storielle. Vi chiarirò il concetto del tradimento, non a voi, perché ritengo che ognuno di noi sa cos'è il tradimento. Il tradimento vuol dire colpire una persona alle spalle. Io in vita mia non ho mai colpito nessuno alle spalle. Io quando ho dissentito, ho detto, ho esternato i miei malesseri, i miei malumori, le mie emarginazioni, che le sentivo a pelle, ma sembrava che parlavo da solo. Forse era in presenza dei muri. Comunque adesso farò un piccolo excursus di ciò che io ho dato attraverso sempre col consenso, con la fortuna di aver avuto un gruppo di lavoro veramente bravo, particolarmente nelle politiche sociali. Non voglio citare i dipendenti che vivono, lo staff tecnico insieme alla dottoressa assistente sociale, però sono stato un fortunato perché noi negli anni in corso abbiamo fatto delle cose nuove. Diciamo che il mio impegno nella prima consigliatura attraverso l'ambito sociale di zona, che ritengo che voi sappiate, l'ambito è un insieme di 10 comuni uniti che gestiscono delle risorse che ogni comune non riuscirebbe a gestire, quindi per dare dei servizi come centri diurni per bambini, per ragazze madri, assistenza domiciliare normale, assistenza domiciliare integrata, diciamo c'è un'infinità di servizi, assistenza per i disabili, quindi questi tipi di servizi ogni comune avrebbe grossissime difficoltà oggi a darle, e quindi la regione ha creato gli ambiti a livello provinciale. E quindi noi apparteniamo all'ambito sociale di zona Lecce 1, che è il più grosso ambito della provincia. E vi dico una cosa, noi San Pietro in Lama siamo il comune più piccolo di 10 comuni, il quale ambito, che è il più grosso di tutta la Puglia, di circa 180.000 abitanti. Vi dico una cosa, che andare là a sedersi a fianco a gente che rappresenta 80, 100.000 abitanti, 20.000 abitanti, ed essere
rispettato e motivo di orgoglio. Noi abbiamo avuto molte ricadute in funzione di un piccolissimo cofinanziamento, perché è chiaro che l'ambito viene gestito da risorse regionali, nazionali ed europee, e più c'è un piccolissimo, una piccolissima quota di cofinanziamento in rapporto alla popolazione dei comuni a cui fa capo l'ambito. Quindi noi abbiamo avuto nella prima consigliatura abbiamo avuto assegni di cura, cose adesso non sto a dire le cifre però sono grosse, per 15 utenti, assegni di prima dote per 23 nuclei familiari, sarebbero i ragazzi, i bambini da 0 a 3 anni, abbiamo avuto 10 tirocini formativi che sono per l'inclusione sociale, cioè praticamente far lavorare gli emarginati, gli ex detenuti, gli ex tossici, cioè tutti quelli che hanno dipendenze. Poi abbiamo avuto anche interventi economici di ambito di contrasto alla povertà con 7 progetti individualizzati. Abbiamo attivato nel nostro centro il servizio socioeducativo e riabilitativo Itaca, che è definito, con l'inserimento dei disabili. In questo periodo sento che le cose invece c'è un problema e spero che si riesca a risolvere. Abbiamo inserito i minori presso i centri educativi di ambito con abbattimento dei costi su minori a rischio di collocazione in altre strutture, cioè quando abbiamo avuto dei bambini che praticamente la famiglia non riusciva più a gestire, abbiamo dovuto mettere queste risorse e i progetti anche sulle dipendenze. Mentre a livello di interventi comunali, oltre i classici interventi che si dava il contributo quando siamo arrivati, era questo, si prendevano e si davano un po' a pioggia, abbiamo invece iniziato un discorso diverso, siamo stati uno dei pochi comuni, forse il primo, non vorrei dire il primo ma penso fra i primi, ad attivare gli assegni civici, cioè invece di dare dei contributi ai cittadini che avevano delle problematiche sociali senza nulla in cambio, abbiamo chiesto in cambio delle ore lavorative, e quindi abbiamo incominciato a selezionare tutte le persone, le famiglie che hanno avuto bisogno, e diciamo che questa è una prima cosa. Poi abbiamo dato il servizio climatico agli anziani, che è stato istruito da noi perché prima ancora non esisteva per le terre. Abbiamo anche creato dello sport per anziani, definendolo sportivamente anziani, e quindi dando dei servizi nuovi. E abbiamo creato la festa del nonno, abbiamo tirato fuori, perché attraverso poi per dare poi servizi alle terme a Santa Cesaria, e per coinvolgere i disabili abbiamo tirato fuori un pulmino che era là fermo nell'ex ISPE, e l'abbiamo ristrutturato e abbiamo portato dei disabili che prima in passato non sono potuti andare mai a fare la resoterapia o la fangoterapia. Quindi queste attività, e tipo poi abbiamo dato anche dei progetti tutti per uno usando dei fondi sempre dell'ambito sociale di zona. Nella seconda consigliatura abbiamo continuato ad avere sempre dei tirocini formativi ed altri assegni di cura, ma sono venuti a incominciare a cessare i servizi che avevamo istituito nella prima fase, cioè avevamo istituito un progetto per dare dei contributi praticamente in pacchi alimentari, cioè il comune investiva facendo una graduatoria di persone che avevano dei bisogni con un'ISEE di sotto del minimo di sopravvivenza, 4.200 euro, e abbiamo fatto una graduatoria e abbiamo incominciato a fornire ogni mese un pacco alimentare.
questo ci è stato permesso fino al 2014, dopo sono venute a mancare queste risorse, adducendo che non c'erano più risorse. Il costo era ogni famiglia 50 euro all'anno, cioè noi davamo 11 pacchi, uno al mese, di alimenti vari, e pagavamo alla Caritas organizzata, dico, a livello regionale, una cifra praticamente base di 50 euro a famiglia. Queste risorse sono venute a mancare, quindi questi tipi di servizi non si sono potuti dare. Sono subentrati in cambio comunque sempre delle risorse nuove, cioè abbiamo incominciato a creare il buon lavoro per sostituire, cioè il buon lavoro per delle persone, del personale che doveva fare l'accompagnatrice in sostituzione di due LSU che si sono pensionati. E due signori che sono state pensionate, quindi abbiamo fatto delle nuove graduatorie e dei nuovi regolamenti. Tutto questo ha portato un po' un clima di tensione, perché scusate, sono molto emozionato, penso che si capisce proprio, no? Ha creato un clima di tensione, perché colui che era delegato a queste cose veniva estromesso sistematicamente, perché probabilmente l'assenza forzata del sindaco, che per motivi di lavoro, perché lui è un professionista, spesso lo portava ad essere lontano da questa comunità, ha creato continuamente che non riuscivi tu come consigliere a interfacciarti e a parlare delle problematiche. Nel momento in cui avevi dei problemi, tu ti rivolgevi al tuo dirigente di servizio, il quale dirigente ti allargava le braccia e ti diceva: devi parlare col sindaco. Scusa, dico, e quando? Devi parlare con la giunta. La giunta, dico, ma io ho più voti di tutta la giunta messa insieme, io ho il diritto dovere di dare dei servizi, io sono qua per dare dei servizi alla comunità, io vengo dal mondo del volontariato, io sono 26 anni che ho creato un'associazione che tutt'oggi continua ad esistere, e io mi devo perdere dietro i meandri, devo parlare con la giunta, devo parlare con quello, devo parlare per dare magari, non so, un'emergenza, una tanto, un bisogno a un cittadino. Cioè, col passare del tempo, tutto questo clima di tensione, il quale io sono stato premiato, perché essendo stato il primo degli eletti, io mi meritavo la delega consigliare. Quindi praticamente è come se ti dicessero: pure che ti hanno eletto, pure che hai avuto i voti, a noi non ci interessa, o fai il consigliere oppure esiste un'altra scelta, sbatti la porta. Allora, dopo 3 anni e mezzo tuttora dicono che è per una questione di assessorato, e se io l'avessi sbattuta nel 2012 che avrebbero detto? Avrebbero detto: Piero non ha avuto l'assessorato, è andato via. Cioè, io sono rimasto per mantenere l'impegno che mi ero preso nei riguardi dei cittadini, e per rispetto dei cittadini io sono rimasto, ho cercato di fare delle cose giuste, e per tutte le risposte ho avuto sempre delle cose che non vanno bene. Io mi vergogno a dire, ma se c'è qualcuno di voi che vuole vedere quello che io avevo provato a fare nel lontano 2007, queste stanno in qualche cassetto, queste cose qua. Io mi ero avvalso di un esperto di università e avevo fatto praticamente io avevo fatto uno studio in cui andavo a chiedere ai cittadini se l'avessero sposato il sindaco, non so in quale angolo sta, e avevo chiesto una serie di quesiti. Secondo me è importante che il nostro paese abbia un servizio comunale di trasporto attrezzato per i disabili motori, un centro ricreativo per anziani, un campo di bocce, una ludoteca asilo, un cineforum, un servizio trasporto terme fanghi o un'organizzazione di corsi per stimolare l'interesse all'attività artigianale, esempio terracotta, cartapesta, sartoria, organizzazione di laboratori ricreativi pomeridiani per bambini 4-12 anni, iniziative di orientamento alla musica e al canto, fruizione della biblioteca comunale. La domanda? Non ho capito quando si usa. Organizzazione di attività ricreative per disabili,
i vigili nonni, sui vigili nonni dovremmo stendere un velo pietoso. Anzi, ho visto che c'era prima il sindaco Bebbi, se mi ascolta, lo invito a invitare tutti i nonni della comunità a cercare di ricostituire i vigili nonni, perché non so che fine hanno fatto. Servizio di assistenza ad anziani non autosufficienti, altri suggerimenti. Ora c'è un altro, sempre si continua, se si attivasse un servizio di volontariato da parte di anziani disponibili a prestare la loro opera gratuitamente per il bene comune, in quale campo secondo te sarebbe giusto utilizzare queste persone? Assistenza alla gestione del traffico nelle ore di punta, in prossimità delle scuole e in occasione di feste sacre paesane, gestione del verde pubblico, servizio di piccole commissioni per le persone con difficoltà a muoversi. Se si attivasse una banca delle ore di lavoro da offrire gratuitamente alla comunità, che tipo di lavoro potresti fare? Ecco, qua ci sono degli esempi, qualche esempio. Offro un'ora di assistenza a anziani alla settimana, offro cura del verde pubblico, offro un'ora di babysitter la settimana, in ore mattutino serale, offro un'ora alla settimana per servizio mensa. Cioè, praticamente, questo qua l'avremmo dovuto far circolare nelle scuole e portarlo a casa alle famiglie. Non lo so perché tutte queste cose qua non sono state portate a termine, anzi non sono state proprio iniziate. Poi, prima ancora vorrei dire l'ultima che ha fatto traboccare il vaso, però me la riservo dopo. Cioè, voglio dire, in quest'anno noi 8 anni e mezzo nell'ambito sociale di zona ci sono state molte possibilità per intercettare grossissime risorse. Infatti non meno di pochi giorni fa ho saputo che San Donato è stato finanziato un nido nuovo di sana pianta. Noi praticamente, iniziando al 2009 con il burpo regionale numero 204 del 18 dicembre, praticamente i comuni dell'ambito potevano intercettare le risorse per ristrutturare alcune cose dismesse ed avere poi delle risorse per fare centro di uno socioeducativo e riabilitativo, oppure centro di uno per anziani o alloggio sociale per adulti, e alloggio per gestanti e ragazze madre. Cioè, io più volte ho cercato di intercettarlo, ho portato qua degli esperti, ho chiesto possibilmente per il Palazzo Caroli di avere una parte, ho trovato sempre degli ostacoli, perché probabilmente l'ufficio tecnico era molto oberato di impegni, perché avevo una visione diversa dell'ottica, mi è stato riferito che praticamente avremmo avuto grossissime risorse dall'area vasta, a tutt'oggi neanche un centesimo. Quindi voglio dire, abbiamo perso un mare di occasioni. E nel 2014 ho riproposto le cose per l'ex consultorio, ormai abbandonato. Ci sarebbe stata la possibilità di intercettare queste risorse. Vi porto un esempio di queste risorse, non sto scherzando. Cioè, praticamente il Comune di Lecce ha preso prima 925.000 euro per un adeguamento di struttura esistente. Poi il Comune di Lizzanello ha preso uno di 810.000, non stiamo parlando di Giugio, eh? Comune di Monteroni 147.000, Comune di Surbo 265.000, cioè praticamente per ristrutturare e aggiornare le strutture che un comune potrebbe mettere a disposizione per il servizio di ambito, quindi per centri di uni ricreativi per bambini, per ragazze madre, per immigrati. Su questo cosa qua non ho mai trovato la collaborazione per poter cercare di intercettare queste risorse. E San Donato di Lecce 600.000 euro, Lizzanello 200, e nel 2014 la Valle della Cuba ha fatto un ulteriore bando. Siamo venuti a conoscenza quando stava per scadere il bando. Strano, perché sono sempre bandi legati alle politiche sociali. C'è stata la tecnica, diciamo l'addetta, che ha lavorato 7 giorni sotto Ferragosto,
perché siamo stati invitati a presentarlo quel progetto, che era un'inclusione sociale che garantiva 2 anni di lavoro per 5 o 6 famiglie, cioè avremmo avuto 5 o 6 famiglie che avrebbero avuto quella possibilità. Abbiamo presentato il progetto, c'era stato già presentato un altro progetto all'interno del nostro comune, non abbiamo avuto più nessuna risposta, ma tutt'oggi ancora non ho capito che cosa, com'è, se siamo riusciti a farlo mai attivare quel progetto. Lo stesso dicasi per i bollenti spiriti. Abbiamo avuto i bollenti spiriti, è venuta la cooperativa del Taglio dei Veni, abbiamo non so quanto denaro ha intercettato, non voglio dire quanto, ci siamo messi a disposizione a sistemare la struttura di via Margherita, a renderla giustamente funzionale. Risposta zero, abbiamo avuto zero per la comunità, cioè noi non abbiamo avuto nessuna ricaduta per i progetti fatti. Tutte queste cose qua ci hanno portato dell'amarezza, sentirsi emarginati, ogni volta che si proponeva una cosa non c'era niente da fare, tutte le porte chiuse, non c'erano risorse, non c'era rispetto. E noi praticamente ogni anno abbiamo fatto i soggiorni estivi. Quest'anno mi sono stati vietati, nel senso, e poi mi è stata addossata la colpa, che io tutti i giorni andavo tutto il mese di maggio, Anna Maria, il progetto non lo sto preparando. Io ho le bozze, ho le delibere da parte, 4 giugno prima bozza di delibera di giunta, mai fatta. Hanno rifatto la giunta il 9 luglio, quindi il tempo di stampare i manifesti, e praticamente ci siamo trovati che eravamo arrivati al 19 luglio. Quindi giustamente quest'anno i soggiorni estivi non sono stati fatti. L'anno scorso, per dire, cioè da dove partono le amarezze, le emarginazioni, praticamente è come se dici, ti mettono il ripostiglio e tu stai là e non devi dare fastidio. L'anno scorso siamo arrivati nel mese di dicembre e ogni anno a dicembre noi abbiamo fatto una manifestazione di volta agli immigrati, aggiungi un posto a tavola, ma non solo agli immigrati, anche agli emarginati nostri locali, anche a coloro che praticamente pur non avendo bisogno di quel piatto di pasta, però sono soli, e quindi quel giorno, sotto le feste natalizie, sentirsi insieme 40-50 persone era una cosa positiva. Quando improvvisamente ho scoperto che nell'assestamento di bilancio del 2014 quelle risorse sono servite per salvare il bilancio. Quando l'ho saputo, io sono andato dalla responsabile del settore, gli ho chiesto scusi, ma io devo salvare... Allora io non ho potuto fare... aggiunge un posto a tavola, non ho potuto fare la gita del presepe e non ho potuto fare quelle serate che molti bambini gli piacevano, le tombolate. Sciocchezza, alla fine saranno state 1.000 euro, non l'ho fatta. Andiamo ad approvare il bilancio del ministero, l'approvazione del consuntivo del 2014, e viene fuori che questa amministrazione ha un avanzo di amministrazione di 656.000 euro. Allora mi sono detto, Piero, non ti vogliono proprio, dai fastidio, quindi è inutile che stai a fare, tu dai fastidio, devi sparire. Allora io mi dicevo, ma se io sparisco diranno, per qualche motivo diranno le maldicenze che andranno a dire e stanno dicendo meticolosamente. Allora, l'ultimo è stato il 13 agosto, abbiamo un capogruppo che ha l'abitudine di parlare da solo, lui parla con chi vuole, non sapendo che quando si fa il capogruppo lui deve parlare con tutto il gruppo, poi quando si varca la soglia del comune e si esce fuori non parla con chi gli sta antipatico o con chi non vuole avere a che fare. Però nel momento in cui tu rappresenti la figura del capigruppo e devi fare un consiglio comunale o qualunque cosa tu devi organizzare, tu devi parlare con tutti. Se non ce la fai ti devi dimettere, non puoi fare quel ruolo se non sei in grado di dialogare con tutti. E allora è uso e costume, e penso che la minoranza me ne può dare atto, gli amici, dottore Quarta, l'avvocato De Carlo, cioè quante volte ho sentito dire in consiglio comunale mi sono confrontato col capigruppo,
E tu con i tuoi del gruppo, quando ti confronti, quando parli, a merenda, a cena, a pranzo, quando parli, ma non c'è umiliazione su umiliazione. Mi arrivo, sento parlare in giro, perché ripeto, questo è il concetto, e andava bene anche per il sindaco, della verità, perché le cose, non è possibile che il sindaco le ignorasse. Allora, sento parlare nei corridoi, i primi di agosto, il 20 agosto facciamo consigliona. Ho detto, beh, quell'alzare la voce vuol dire sappilo pure tu. Mai che una volta che sia venuto a dire ma ti va bene il 20, ti va bene il 10, hai difficoltà, stai fuori. No, lui si metteva d'accordo con la minoranza, la maggioranza non mi interessava. La maggioranza doveva stare là, doveva essere usata per tappeto, tanto poi un giorno entra con le scarpe sporche di sabbia, un giorno entra con l'acqua che sta piovendo, un giorno entra che torna alla campagna, ma quel tappeto non lo pulisce mai. Tanto lui c'è un delirio di onnipotenza, probabilmente, non saprei come dire, scusate se uso delle frasi pesanti. Allora mi arriva dopo un po', verso il 9-10 agosto, mi arriva la convocazione al Consiglio Comunale, 13 agosto. Mi sono messo a impregare come mio uso e costume, perché io purtroppo vado in chiesa, ma intanto la bestemmio. Il Signore, se vuole, mi perdoni. A proposito, via Copertino, ma voi ritenete che sia giusto andare a mettere luce alla cappella? E là ci sono 35 anni che i cittadini hanno pagato tutte le tasse possibili e immaginabili, sia come attività commerciali, artigianali, e sia come cittadini esenti, e stanno tutte le sere all'oscuro. E però si è arrivato a mettere la luce alla cappella, ma si poteva fare uno sforzo e mettere luce in queste pali dove vivono le persone. Bravo. E dico, signori miei, se non vedete manco queste cose, questa è giustizia sociale. Questa non è accusare le persone, io non accuso nessuno. Qua ci sono delle petizioni fatte, filmate nel 2011. Cioè là vivono quattro attività commerciali e artigianali e commerciali, quattro famiglie, ma perché hanno stato sempre al buio questi? Però abbiamo avuto poi la possibilità di mettere alla chiesetta due pali, tre pali. Ma io, la Madonna, mi può pure perdonare o non perdonare, però per me questa è un'ingiustizia. Allora ritorniamo al 13 agosto, praticamente arriva, e per dire quando si arriva poi all'esaurimento, arriva questa convocazione e leggo fra i punti all'ordine del giorno portare in consiglio comunale il nuovo regolamento del buoni lavoro. Ma signori miei, io pure che sono l'ultimo, no? Io sono il delegato praticamente alle politiche sociali, ma io posso accettare di andare a votare un regolamento nuovo dei buoni lavoro che addirittura l'hanno portato fino a 14.000 euro, mo quelli che hanno 50.000 euro possono partecipare a fare l'accompagnatrice, non più le fasce deboli, no, le fasce deboli non sono importanti, le fasce deboli poi se vengono in ginocchio dobbiamo il sistema di fargli fare qualche piccolo contributo. Cioè, dico, scusa, il buon lavoro io non ne so niente. Si porta in consiglio comunale il regolamento del buon lavoro e io cado dalle nuvole. Ma proprio, dico, voglio dire, umiliazione su umiliazione. Vado dal funzionario. Tu mi devi dire, Franco, che è successo? Quello si trova fra l'incudine e il martello, non lo so. Insomma, alla fine è l'unica parola che si è lasciata sfuggire e forse è stato un copia e incolla. Io quando mi ha chiamato il sindaco per dire se partecipava al consiglio comunale, gli ho detto la verità, ho detto per due motivi. Primo, io ho degli impegni, perché a me risultava che il consiglio comunale era il 20. Secondo, non mi va bene che si porti in consiglio comunale un regolamento dove io sono completamente all'oscuro. Allora mi sarei anche aspettato che il consiglio comunale fosse stato espletato, però quel punto all'ordine del giorno si poteva stracciare. Lo sapete tutt'oggi come stiamo andando avanti con i compagni? Stiamo andando avanti pur essendo stato approvato il 13 agosto quel regolamento, stiamo andando avanti ancora con il regolamento vecchio. Cioè in questi giorni qualcuno si crea ancora, aspettate, è uscito di nuovo il bando, ci hanno partecipato di nuovo i cittadini, ma quel regolamento fino al 31 dicembre non era stato mai applicato e a tutt'oggi non sanno manco come stanno andando avanti. Allora dico, manca proprio rispetto, non c'è rispetto, non è questione
E quando il sindaco mi ha chiamato per dire se io sono maggioranza o minoranza, io gli ho detto candidamente, io sono, mi ritengo ancora nella maggioranza, però sono critico e sono esterrefatto che tu abbia potuto fare quel consiglio comunale che bastava rimandare, premesso che fino al 3 settembre si potevano fare i consigli comunali, eravamo ancora al 13. E lui mi ha risposto, io decido io, ho deciso io, quindi voglio dire, adesso non è che voglio andare, chiudiamo così. Quindi voglio dire, queste scelte non sono scellerate, non sono tradimenti, perché sul tradimento io direi, cioè io un consiglio comunale mi avevo proposto di rispondergli al sindaco, purtroppo mi ha tolto la parola l'ultima volta e sono riuscito a parlare quella sera quando si parlava di soggiorni estivi. Io avevo scritto questo, caro sindaco, in ordine a questa affermazione che mi taccia di traditore, la restituisco al mittente per il semplice fatto che chi ha cambiato comportamenti in ordine alle ragioni che hanno portato alla costituzione del gruppo politico non sono stato certamente io, né altri consiglieri che condividono con me scelte politiche ed esperienze amministrative. Mi tacciate di tradimento per il solo fatto di aver detto la verità, a volte a muso duro, senza mandarla a dire, ma con forza, perché si trattava di problemi della gente e non certamente di esigenze personali. Certo, questi miei comportamenti mi hanno portato ad essere legato ad un ruolo marginale all'interno dell'amministrazione, sminuendo di fatto il mio ruolo di consigliere comunale. Si badi bene, il mio ruolo non è stato regalato o conferito dal signor sindaco per delega, ma mi è stato attribuito dai cittadini che hanno inteso votare per me e delegarmi a rappresentarli in consiglio comunale. Quale tradimento, signor sindaco? Se tradire significa farsi interprete dei bisogni della gente, allora sì, sono un traditore, ma certamente non nei confronti dei cittadini e dei loro bisogni. Il vero tradimento è quando si assumono degli impegni che non vengono rispettati. Caro sindaco, Piero Guido, pur essendo stato messo ai margini dell'attività amministrativa nel più totale oscuramento e solitudine, nell'asprezza del confronto politico, gli impegni li ha sempre mantenuti. La tua assenza nel palazzo comunale, l'impossibilità di comunicare se non per interposte persone, ha reso tutto più difficile e mi ha convinto ogni giorno di più che i veri traditori del progetto politico siete voi. Anche Crax, prima di andare in esilio, tacciò Martelli di traditore e la storia ha fatto chiarezza. Mi auguro che anche questa volta la storia lo faccia. Grazie Piero. E prima di concludere questo incontro avevamo preparato alcune domande da rivolgere ai consiglieri. Io partirei subito anche per stringere un po' i tempi, per non rischiare poi di dilungarci ancora di più. La prima domanda che abbiamo preparato è questa qua, consiglieri. Dopo che voi consiglieri comunali avete assunto questa posizione critica, questa sera espressa in maniera chiara anche al pubblico, quindi questa posizione critica nei confronti dell'amministrazione comunale, tra la gente serpeggia la comune convinzione che le vere cause che hanno determinato questa situazione siano attribuibili al famoso posto di lavoro. Quanto tutto ciò corrisponde al vero? C'è la possibilità di spiegare bene ai cittadini questa... Sì, brevemente do questa risposta, visto che la stragrande maggioranza dei cittadini attendono, che non è che uno si pone il problema a che sta succedendo. La prima cosa che dicono è che il consigliere Nicolini voleva il posto. Allora, parliamo con tranquillità e proprio con schiettezza e trasparenza. Il sottoscritto, innanzitutto, è un consigliere comunale. E il consigliere comunale non è una persona che non ha diritto a lavorare. Tutte le volte che io ho lavorato, già nel 2007, ho lavorato qualche mese presso l'ospedale Vito Fazzi, grazie a aver presentato regolarmente un curriculum e non grazie a nessuno, sono stato subito tacciato nel paese che il consigliere comunale stava lavorando. È finita quell'esperienza perché ormai i giovani vivono il precariato. Ho lavorato in un call center, mi è stato detto per l'ennesima volta che io stessi lavorando in questo call center grazie a Tizio, grazie a Caio. Adesso ho avuto la sfortuna di essere un consigliere, di aver lavorato, e lo dico con maggiore e più trasparenza, per poche ore mensili, stipendio pari a 700 euro al mese, un mese, come vigile urbano, dopo aver superato regolarmente dei concorsi.
Dopo che mi sono fatto un mazzo così stando sui libri, qualcuno, ma io sono convinto che non sia stato il sindaco a dire questo, ne sono convinto, così come sono convinto che non siano gli amministratori, perché sarebbe grave, sono convinto che loro non dicano questo, abbiano detto questo. Io ho partecipato a diversi concorsi, lontano da San Pietro in Lamaia, e sono risultato non vincitore, idoneo. Non ho assolutamente la possibilità di lavorare sul territorio di San Pietro in Lama, non perché lo dica io, ma perché lo dice la legge. La legge di stabilità 2015 dice chiaramente questo, comma 424, le regioni e gli enti locali destinano le risorse per assunzione a tempo indeterminato nelle percentuali stabilite all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvati all'entrata in vigore della presente legge. Ora vi spiego, eh? Ancora, articolo 5, decreto legislativo 78 del 2015, comma 1, il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. Sapete che significa? Che il comune non può assumere vigili finché non ci sarà in tutta Italia il passaggio della polizia provinciale che transita nella polizia municipale. 1. Il comune non può fare concorsi. 2. Sono consentite le assunzioni solo nei paesi dove ci sono le marine. Io ho lavorato in alcune marine e alcuni cittadini mi hanno visto. La legge prevede l'assunzione dei vincitori di concorso. Io sono un semplice idoneo in alcune graduatorie. Dice qui che possono essere assunti dei vincitori delle proprie graduatorie. A voi risulta che ci sia una graduatoria nel comune di San Pietro in Lama di vigili urbani? A me no. Il comune non ha, io non sono vincitore, non si può per legge attingere da altri comuni. Quindi, veramente, non ci perdiamo dietro a chiacchiere e pettegolezzi da comari nulla facenti, proprio di bassa macelleria politica. Pensiamo alle cose serie e non sfruttiamo i disagi della gente che vive il precariato, che vive i problemi di disoccupazione. Piuttosto, io se devo dire un grazie lo devo dire al mio professore che oggi è qui, il professore Barba, che mi ha insegnato a studiare su determinate materie, e la mia famiglia e i miei genitori che mi danno una mano e mi sostengono. Non devo dire grazie a nessuno. La prossima domanda è per lei, consigliere Guido. Circa il vostro operato, ha da aggiungere qualcosa riguardo le deleghe che vi sono state prima conferite e poi revocate? Si può fare chiarezza anche su questa situazione? Vorrei fare delle brevi cenni sulla polizia locale. Cioè, voglio dire, io ho cercato, naturalmente è durato poco, diciamo 3 anni così circa, di accogliere, di andare incontro ad alcune cose, però molti ritardi dovuti adesso non dico al sindaco assolutamente, diciamo dovuto alla lungaggine degli uffici, alla burocrazia, le cose sono rimasti bloccati, ma auguro che si portino a termine, cioè punti molto delicati nelle politiche della polizia locale ci sono. C'è una petizione popolare per la viabilità di via Napoli, è stata accolta e i cittadini sono sul piede di guerra, io mi auguro che a breve si possa risolvere. C'è stata una richiesta in cui anche questa non siamo riusciti ad ottemperare, di un disco radio in via Roma per garantire il traffico contro le soste prolungate, perché poi con le attività commerciali, la farmacia, tutte queste e quant'altro, diciamo che dovrebbero i futuri amministratori accogliere questa cosa, perché questa è una cosa seria, perché tra giornalaio, farmacia, banca, saponaro e alimentari, se non c'è una sosta a tempo è un fallimento questa storia qua. Poi mi auguro che a breve si possa portare avanti anche questa benedetta segnaletica del comparto 4 e 5 che ci stiamo trascinando, che è stata un po' bloccata
da varie cause, diciamo, mo mancavano i segnali, mo mancava, cioè, c'è sempre stato un qualche cosa. Adesso non sto a dire la tinta, l'operaio, le cose, però voglio dire, sono cose che si dovrebbero portare a tempo. Quanto riguarda l'illuminazione, l'ho già accennata, perché poi non c'è solo via Copertino, c'è anche un po' di illuminazione via Santa Lucia e forse una parte del comparto 4 e 5. Adesso io ho preso degli appunti così. Niente, una cosa molto importante, non ho capito perché, sapendo che tranquillamente noi a febbraio si pensiona il maresciallo Tondo, non si è cercato di prevedere di rimpiazzarlo, se non a tempo pieno, a part time, una figura professionale. Premesso che, voglio dire, si potrebbero anche dalla polizia provinciale, si può fare un bando, dico, a part time di 12 ore, comunque rimane il problema che sarà difficilissimo gestire la polizia municipale con due sole unità, ma a meno che poi questi qua non fanno miracoli, comunque sarà pure un compito futuro, uno dei tanti compiti futuri. Per esempio, una cosa che non sono riuscito mai a capire, perché la disinfestazione, che prima in passato, quando c'erano più operai, perché poi adesso abbiamo avuto negli ultimi anni il pensionamento di Andreolo, prima c'era anche Quarta, questi fanno la disinfestazione, non c'è nessuno che li controlla durante la notte, e tutti i giorni dell'estate, diciamo nei 5-6 mesi estivi, ci sono sistematicamente lamentele perché ci sono le bratte, perché c'è questo, perché c'è quello. Quindi voglio dire, dice che l'occhio del padrone grassa lo cavaggio, eppure questo avrebbe dovuto prendere provvedimenti. Premesso che il delegato consigliere conta zero, quando si va a parlare quello che conta è sempre quello che sta di sopra, o la giunta o il sindaco. Poi avevamo il discorso delle planche, che abbiamo cercato, io so che l'ufficio ha proposto una proposta di delibera per rinnovare tutte le planche dell'intero territorio a costo zero. Anche questo è un progetto che sta fermo. D'altronde noi abbiamo una polizia municipale che è molto limitata, che svolge un mare di attività, la SWAP e tante cose altre, quindi questi non ce la fanno mai, sono sempre praticamente in affanno. E poi oltretutto ci sono anche delle difformità, perché ci sono delle cose che non è che è possibile che uno prima le rilascia e poi le controlla, non può fare controllato e controllore, cioè ci sono molte cose che non vanno bene. Ad esempio, sì, ho capito, ad esempio c'è i sistemi di sorveglianza che questa comunità dovrebbe attivare e mettere sul territorio. Noi abbiamo bisogno assolutamente dei sistemi di videosorveglianza, almeno negli ingressi principali del comune, Monteroni, Copertino, Legole, Viale Fitto e Lecce, perché dico, queste sono cose che vanno bene all'intera comunità. Cioè la polizia municipale può pure pensare, però ci deve essere qualcuno che vuole deve sviluppare. Oppure, adesso non sto andando alla grande, dico, la dotazione tecnologica sarebbe un sogno, questo non devo dire, ma quelle che sono in grado di vedere se ci sono assicurazioni, cose, dai, quelle sono a livello di legge, ancora in via sperimentazione. E poi io dovrei fare una situazione, adesso riflettevo giorni fa, il comandante è tornato, è a tempo pieno, ed era l'unica figura, l'unico dirigente convenzionato per rispondere alle leggi che ci trascinavamo da 4 anni, che ci comporterebbero un'economia incredibile, posso dire sicuramente al di sopra di 50.000 euro, posso dire, se tutti i dirigenti fossero stati convenzionati come legge prevede. Cioè tutti i comuni al di sotto di 5.000 abitanti avrebbero dovuto accorpare i dirigenti, quindi avrebbero avuto ogni dirigenza di ogni settore la metà della spesa si sarebbe raccolta. Ora tutte queste cose, e poi per non parlare poi degli incentivi, lasciamo perdere, vabbè, ho finito così, dai.
La prossima domanda, consigliere Nicolini. Dalle ultime notizie si apprende che la provincia di Lecce abbia bandito un concorso per invalidi. Circa questo concorso, ci può fornire qualche notizia in merito? Allora, innanzitutto facciamo gli auguri al vincitore del concorso, perché ritengo che non si debba strumentalizzare nessuno in questo periodo difficile della situazione politico-amministrativa, e quindi ha vinto un concorso legittimamente e riteniamo giusto che debba essere assunto, su questo non ci piove. Però un aspetto va rilevato, nel senso che comunque dobbiamo esprimere anche solidarietà a diverse persone invalide che non hanno saputo nulla. Dico di più, il Comune ha assolto l'obbligo di pubblicità, sia chiaro, non è che il Comune non l'ha pubblicizzato l'evento, c'era sul sito della provincia, da dove io l'ho appreso, pur essendo maggioranza, ero maggioranza, c'era un avviso pubblico sopra sul sito della provincia, però sinceramente non basta, forse un maggior rispetto e un maggiore tatto nei confronti dei cittadini avrebbe potuto, diciamo, l'amministrazione fare qualche manifesto in più. Questo non è vero che non potevano farlo, non c'è nessun divieto in tal senso. Oltretutto l'amministrazione ha scelto la modalità nominativa e non numerica, che cambia, voglio dire. La modalità numerica avrebbe permesso una maggiore partecipazione di più persone e non ci sarebbe stata una percentuale specifica di invalidità. Io ho scritto alla provincia perché volevo essere informato, e ho chiesto, il sottoscritto in qualità di consigliere, avendo appreso dalla provincia l'avviso pubblico, chiede il ruolo della provincia nel procedimento. Se vi sono altre modalità oltre quella utilizzata dal Comune che avrebbero permesso ai residenti di partecipare, il numero degli invalidi regolarmente iscritti. Mi risponde che la provincia di Lecce, ufficio, ha dato seguito alla richiesta del Comune. Il Comune ha richiesto di assolvere a questo obbligo. Corre l'obbligo per precisare che il Comune San Fede del Lama si è avvalso della facoltà nominativa, non numerica. Pertanto l'ufficio ha raccolto le candidature dei soggetti aventi i requisiti richiesti dal bando e li ha trasmessi al Comune. Quindi ha assunto la provincia solo il ruolo di raccoglimento delle domande. Infine leggo la richiesta del Comune alla provincia. Il Comune scrive: si chiede a codesto ufficio di procedere ad avviso pubblico di un'unità appartenente alle categorie disabili residenti nel Comune di San Pio del Lama, fermi i requisiti in ordine generale previsto per l'accesso ai pubblici impieghi, che siano in possesso di requisiti specifici. Quindi questo significa che il Comune ha stabilito dei requisiti specifici a quelli già previsti in generale. Residenza nel Comune di San Pio del Lama, disabilità in almeno 67%. Ora, io non entro nel merito di nulla, dico semplicemente che un manifesto in più non avrebbe mandato in dissesto finanziario il Comune. Punto. Grazie. Le ultime due domande, una a Piero Guido e poi concludiamo col consigliere Nicolini. Per quale motivo la giunta del Comune di San Pietro in Lama è composta da assessori esterni? Se brevemente ci può anche delucidare circa questa situazione. Allora, devo dire che quando abbiamo costituito la lista abbiamo sottoscritto praticamente un documento in cui il signor avvocato Don Nicoli sarebbe entrato, se avessimo vinto noi, sarebbe entrato a fare il vice sindaco lui, quindi sarebbe entrato in giunta con l'ulteriore deleghe scuola, cultura, eccetera eccetera, e quindi su questo si sapeva già, siamo partiti, che avremmo avuto il vice sindaco esterno se avessimo vinto, e su tutto il resto è stata poi una scelta del sindaco, quella non lo so, cioè praticamente ci doveva essere una rappresentanza per le pari opportunità di una donna e il sindaco ha scelto, che pur non essendo stata eletta ha ritenuto che doveva svolgerlo lui e lei è stata scelta, e quindi poi c'è stato anche le dimissioni praticamente dell'assessore Mello da consigliere, e questo ha permesso
praticamente a Delevo Ronzo, che era praticamente il primo dei non eletti ad essere eletto il subentrato. Quindi ci ritroviamo praticamente una giunta che in consiglio comunale non vota, è tutto esterno, però che è effettivamente l'esecutivo reale, questo è la maniera. Se gli va bene al sindaco, gli altri lo devono accettare, no? Non devono fare niente. Anche perché con questa operazione mai si poteva più fare nessuna forma di rimpasto, perché nessuno dei tre assessori praticamente, se si dimette, sta fuori, quindi giustamente iniziano e portano a termine il loro mandato. Grazie. Bene, per dare spazio anche a qualcuno della platea, evitiamo di fare l'ultima domanda, così possiamo essere un po' più celeri nella chiusura dell'intervento. Quindi, se tra di voi c'è qualcuno che al quale ancora non è stato chiaro qualche passo di questo incontro, o che ulteriormente vuole fare altre domande apposite ai consiglieri Nicolini e Guido, può benissimamente farlo. Altrimenti congediamo con un saluto dei consiglieri. Buonasera a tutti, scusate. Io vorrei chiarire una cosa, perché nell'ultimo consiglio comunale, che è stato piuttosto burrascoso, negli ultimi due, qualcuno contestava delle situazioni in merito all'approvazione del bilancio. E io devo dire questo, do atto ai consiglieri, erano presenti, per cui voglio dire, non c'era niente di tanto offensivo da parte di nessuno nell'andare a chiedere, a fare una semplice richiesta al prefetto. Noi ci siamo trovati, io e l'avvocato De Carlo, a sentirci e a chiedere a loro se volevano partecipare a questa richiesta. Era un invito, a me è sembrato abbastanza usuale per una pubblica amministrazione. Abbiamo avuto l'adesione dei due consiglieri, perché questo è successo, ma era una semplice richiesta. Da dove nasceva la richiesta? La richiesta nasceva da un evento, l'approvazione del bilancio, con tre soli consiglieri in aula. Io devo dire in tutta onestà che a quel consiglio comunale avrei potuto partecipare. Non l'ho fatto, perché il regolamento parlava chiaro, secondo me. Il regolamento comunale, indipendentemente da quello che dice la legge, c'era un regolamento, quindi la legge, per quello che mi risulta, si fa a livello locale, fa riferimento ai regolamenti comunali. Ripeto, in aula ci sono stati solo tre consiglieri ad aver votato il bilancio di questo comune. A me sembrava ingiusto. Uno, ma senza cavalcare la tigre, per l'amor di Dio, io non ho mai fatto un'opposizione feroce a questo comune, anzi, io da ex candidato sindaco sconfitto ho cercato sempre di dare un apporto anche umano all'interno dell'attività amministrativa. Vedere un bilancio approvato con tre consiglieri in aula mi ha dato fastidio. Uno, perché penso che le persone vadano rispettate per il ruolo che hanno e per quello che rappresentano innanzitutto. Il fatto di aver approvato questo benedetto bilancio ha indotto ad avere una forma di comunione, di pensiero. Per cui abbiamo fatto una semplice richiesta al prefetto. Soltanto, ora io le date non le ricordo con precisione, però ricordo un particolare. Ho ricevuto hanno approvato il bilancio, si è approvato questo benedetto bilancio. Critiche tra di noi, perché ci siamo sentiti,
non ci sembrava giusto, anche perché è stato approvato in prima convocazione. L'attività amministrativa prevede anche una seconda convocazione. Il regolamento comunale dice che per essere ritenuta valida una seduta di consiglio comunale devono essere presenti in aula almeno 4 componenti assegnati. Questo dice il regolamento. Certamente non è stato inventato a livello locale questo regolamento. Purtroppo devo dire che, come in tutte le cose, o nella stragrande maggioranza delle cose, diventano consuetudine, uno copia da un altro, l'altro copia dall'altro, alla fine diventa un ammaccatoio e i regolamenti diventano quasi tutti simili a livello nazionale. Quindi 4 componenti assegnati, dice, in prima convocazione. In seconda convocazione lo stesso regolamento dice almeno 4 consiglieri comunali. Ebbene, io la prima domanda che mi sono fatto è questa: perché parla di 4 componenti assegnati in prima convocazione e in seconda convocazione invece parla di 4 consiglieri comunali? Quindi c'è una differenza fra consigliere comunale e componente assegnato. Certo che c'è una differenza, a mio parere, e a parere anche del TAR Lombardia, che è l'ultimo TAR che si è pronunciato in ordine al quorum strutturale, si chiama così la presenza, diciamo, la validità del consiglio comunale sulla presenza dei componenti dei consiglieri comunali in aula. Quindi fra componenti assegnati e consiglieri comunali c'è una sottile differenza. Certamente che c'è. La sottile differenza è quella che, perché sia componente assegnato, a mio parere, io per carità sono l'ultima ruota del carro, figuriamoci, faccio tutt'altra professione, non faccio certo l'avvocato e non mi occupo di pubblica amministrazione da questo punto di vista. Il TAR Lombardia entra proprio nel merito della parola componenti assegnati. Il TAR Lombardia è una sentenza, se non sbaglio, è di maggio del 2015, quindi è recente. Dice che i componenti assegnati sono quelli stabiliti dall'articolo 35-37, non mi perdo in queste cose, però è facilmente documentabile, del TUEL, che è il regolamento che regola gli enti locali. Quindi che cosa vuol dire? Che se il comune di San Pietro in Lama rientra in quella fascia di comuni che ha meno di 5.000 abitanti, può avere soltanto 7 consiglieri comunali. Quindi esclude il sindaco dalla votazione, dalla presenza, cioè il sindaco non fa presenza in aula, dice testualmente il TAR Lombardia. Poi ci sono delle sentenze del TAR Puglia, della TAR Campania, io sono andato a documentarmi perché, voglio dire, ero incuriosito da questa cosa. Mi sembrava assurdo che 4 non partecipano al consiglio comunale e 3 approvano il bilancio. 3 approvano il bilancio perché vota il sindaco. E quale sindaco dovrebbe votare contro il suo bilancio? Quale possibilità ci potrebbe essere? Nessuna. Quindi sono andato personalmente, e questo vi prego di credermi sulla mia parola d'onore, io sono andato personalmente dalla dottoressa Caricato della prefettura nei giorni immediatamente successivi a quel consiglio comunale, e ho chiesto alla dottoressa Caricato, dico: scusi, è stato approvato? Ho riferito quello che è successo. Ebbene, la dottoressa Caricato la prima cosa che mi ha detto, dice: è assolutamente impossibile che abbiano approvato il bilancio. Ma guardi, dico, a meno che io non abbia notizie false. Poi a chiedere: ma perché? Dice: come è possibile che con 3 soli consiglieri hanno... è successo questo. Ci aspetti che chiamiamo... Vi prego di credermi, non sto dicendo tanto di menzogne, sto dicendo solo la verità. Ha chiamato il funzionario della prefettura che si occupava, che aveva più notizie precise in merito ai quorum strutturali. L'ha chiamato sul cellulare e io ho assistito a questa conversazione perché la fece davanti a me. E l'altro funzionario dice: no, guarda, è assolutamente, non penso che possa essere ritenuta valida quella seduta del consiglio comunale. Tant'è che la dottoressa Caricato mi disse: mi scusi, mi dia la possibilità di sentirmi col segretario comunale. Quindi
il consigliere Nicolini e il consigliere Guido di questa cosa non sapevano assolutamente nulla. Era stata iniziativa mia, in maniera del tutto tranquilla, perché da dipendente della pubblica amministrazione non tollero e non sopporto che non si rispettino le regole. Mi chiese, mi pregò di soprassedere a presentare un documento scritto di richiesta al prefetto e disse: mi dia il tempo di parlare con la dottoressa Petaci, che è il nostro segretario comunale. Questo è quello che è successo. E un pomeriggio, mi arriva una telefonata sul cellulare, sul mio cellulare personale, di un giornalista del quotidiano. Si chiama Caglione, il nome mi sfugge. Allora, e mi chiede, cioè, guardi, dice, io mi scusi, la sto importunando, io vorrei sapere, così c'è stata una seduta del Consiglio Comunale in cui è stato approvato il bilancio, ma lei risultano problemi nella maggioranza? Dice, guardi, penso che lei abbia sbagliato il numero di telefono, perché io non faccio parte della maggioranza, per cui se ci sono problemi all'interno della maggioranza mi permetta, io non lo so minimamente, io sono un consigliere d'opposizione. Sì, ma mi hanno detto che è stato approvato il bilancio in questo modo. Guardi, io l'unica cosa che le posso dire è che io personalmente sono andato, ho fatto una richiesta al prefetto, sono andato in prefettura, non ho presentato ancora una richiesta, erano queste le fasi. Per cui sono andato a chiedere lumi alla massima autorità istituzionale che c'è sul territorio, il prefetto. A chi dovevo rivolgermi? Al sindaco che ha approvato il bilancio, al segretario comunale che ha avallato la scelta, al vice? A chi dovevo chiedermi? Alla massima autorità istituzionale che esiste sul territorio, sua eccellenza il prefetto, punto. Io sono abituato a ragionare così, c'è una scala gerarchica e io la rispetto. Non devo andare a chiedere, come ha detto qualcuno in consiglio comunale, poteva venire a chiedere al comune che se avete approvato il bilancio. A voi chiedo io, che cosa chiedo a voi? Voi nella migliore delle ipotesi avete rispettato il regolamento, nella peggiore avete commesso un'illegittimità. Bene, mi sento con loro, dico: scusate, ma è successa questa cosa, a me risulta questo. Infatti tutti quanti ci guardavamo meravigliati. A questo punto è chiaro che se uno arriva a presentare una richiesta di chiarimenti al prefetto, non sta ammazzando nessuno, non sta facendo niente, sta rispettando le regole. Dice: ma lei poteva andare al TAR, mi hanno detto. Innanzitutto al TAR mi sarebbe costato 5.000 euro, scusatemi, io sono una persona che lavora, per cui soldi, io 5.000 euro, poi c'è il TAR, poi c'è il Consiglio di Stato, arriviamo a 10-15.000 euro con i soldi miei, mentre qualcuno di loro ha una banca che si chiama Comune, cioè i soldi nostri, mentre io devo andare a tirare fuori i soldi di tasca mia, loro si difendono tramite la banca del Comune, cioè tramite i soldi dei cittadini. Non mi sembrava giusto, io volevo soltanto parlare con qualcuno che avesse più conoscenza di me in ordine alla materia legislativa. Bene, quando ci siamo sentiti abbiamo presentato, e questo avveniva, se non ricordo male, da un lunedì, siamo andati personalmente io e il consigliere Guido, non ricordo, ma sicuramente era successiva alla telefonata, no, era successiva alla telefonata del giornalista del quotidiano. Il giornalista del quotidiano ha fatto il suo lavoro e devo dire con enorme, ha rispettato fedelmente quello che io ho detto, l'ha trascritto, ma fedelmente. Se infatti andiamo a vedere quell'articolo, queste notizie risaltano in maniera chiara. Soltanto che qualcuno ha pensato che la domanda fosse stata già presentata per iscritto, la richiesta al prefetto. E invece non era così.
esce l'articolo di risposta. Sono rimasto allibito, ma sapete perché? Perché io non ho offeso nessuno, non ho detto niente di male, ho detto sono andato a chiedere in prefettura al giornalista. La risposta del sindaco Tondo mi ha meravigliato fortemente e non voglio dire le considerazioni che dentro di me ho fatto, però io vi dico che cosa ha detto lui. Ha detto che io in maniera maldestra sono andato a presentare un esposto al prefetto. Io non l'avevo ancora nemmeno presentato. In maniera maldestra. Allora io vengo dal liceo classico. Al liceo classico io vado, sono abituato a consultare i dizionari. Quindi quando uso le parole le uso sapendone il significato. Visto che sono rimasto sbalordito da questo in maniera maldestra, sono andato a vedere maldestro uguale incapace. Scusatemi un attimo, ma chi di voi si sarebbe tenuto una parola di questo tipo, incapace, a 61 anni? Voglio dire incapace, incapace di fare che cosa? Di fare ricorso alle istituzioni. E quello mi ha mandato in bestia. Ed è, io l'ho sofferta quella parola. Non per, prima di tutto non la meritavo, perché in maniera incapace significa non riconoscere innanzitutto l'istituzione prefettura. Non ha offeso solo me. Questi sono i fatti. Quindi tutto quello che è nato, se c'erano problemi all'interno della maggioranza, io di tutte queste cose, voglio dire, non vivo nemmeno sul pianeta Marte. Che c'erano dei problemi all'interno della maggioranza si vedeva lontano un miglio, non c'era bisogno, non può dire qualcuno sto cadendo dalle nuvole e le nuvole sono così alte che io non arrivo mai a terra. No, che c'erano dei problemi della maggioranza era cosa che si sapeva in tutto il paese. Come fa uno a dire non so che c'erano problemi nella maggioranza? Così sono andate le cose, ma questo non lo dico perché voglio testimoniare, voglio dare un giudizio positivo, negativo, no, sto dicendo come stanno le cose, punto. Da lì è nato tutto, da lì è nato tutto. Abbiamo assistito a delle cose che, voglio dire, loro ora per esempio, scusate in maniera critica, però devo dire anche qualcosa, no? In quanti consigli comunali sul bilancio, io ne ricordo uno in cui ho fatto un elenco o di 26 o di 27 finanziamenti che sono andati assolutamente deserti perché nessuno ha mai presentato manco la domanda di accedere a quei finanziamenti. L'ho detto in consiglio comunale, al primo consiglio comunale, l'ho detto al secondo consiglio comunale, ma mi aspettavo che man mano questa pentola con l'acqua dentro prima o poi messa sul fuoco bollisse. L'acqua fredda era e fredda è rimasta. Cioè nessuno ha mai presentato, per esempio, ho scoperto una cosa il primo anno questo, nel primo consiglio, nel primo bilancio, ho scoperto che cosa? Ho scoperto che il nostro comune non è nemmeno accreditato col Servizio Civile Nazionale. Sapete che cosa comporta questo? Il Servizio Civile Nazionale bandisce ogni anno un concorso per i comuni per finanziare attività lavorative a ragazzi di una certa fascia di età che può permettere un minimo di 600 euro netti al mese a ragazzi del nostro comune. Il primo anno io gliel'ho detto, ma scusate, accreditatevi almeno. Poi sono passati 3 anni, nell'ultimo consiglio comunale lo stesso, ho detto la stessa cosa, ma vi siete accreditati? Non risulta il comune di San Pietrella mi ha accreditato. Ora che loro facevano parte di questa maggioranza, se ora è chiaro che io ora sto capendo, ho ricevuto anche critiche da parte loro in merito a questo atteggiamento, è vero o no? Ci siamo scontrati in consiglio comunale, poi può darsi, vabbè, ma questo voglio dire, lascia perdere le comunelle, tutte queste cose, sono, noi viviamo in una comunità, la nostra è una comunità,
Io sono stato costretto ad andare via da San Pietro per andare ad abitare a Lecce. Cioè, questa è la comunità, io intendo una comunità che si confronta, che vive insieme, dialoga, ha dei centri di dove si può incontrare. Noi dobbiamo aspettare questa, una, non lo so, l'assemblea, non so come chiamarla, questo incontro per chiacchierare. È un paese che è assolutamente deserto, ma deserto totalmente, deserto culturalmente, deserto nei rapporti umani, deserto in tutto. Queste sono le responsabilità degli ultimi 40 anni di amministrazione. Cioè, io questo ho sempre criticato. Quando mai un cittadino, volevo abitare a San Pietro, tant'è che me ne vengo, me ne sto da maggio, me ne sto in campagna, perché ora va bene, è cambiata la situazione mia familiare, per l'amor di Dio, avrei preferito continuare ad abitare a Lecce e magari, vabbè, lasciamo perdere. Tutte queste situazioni, perché di questo paese non si può fare una comunità? Per quale motivo? Perché io devo criticare, devo arrivare agli scontri personali? Tu è facile la guardia, Guido è facile un guardiano, di che cosa? Tutte le persone hanno diritto a lavorare. La dignità si acquista con il lavoro. Se un ragazzo di San Pietro può partecipare e guadagnare 600 euro, io che sono l'amministratore mi devo mettere nelle condizioni di poterlo aiutare, indipendentemente se si chiama Luigi, Giacomo, Francesco, no? Io penso che questo debba essere una comunità. Insomma, noi 3.000 persone siamo qui e dobbiamo sempre arrivare a confrontarci in maniera dialettica brutale. Non condivido questo modo di fare. Io questo intervento mi ero prefissato di non dire una parola, però il carattere mio è quello. Purtroppo sono fatto così. Sarà un deficit mio. Bene, non tutti possiamo avere dei pregi, abbiamo anche i nostri difetti. Io questo lo dovevo dire perché dire le date in cui sono successi gli avvenimenti e dire come sono successi può rendere giustizia a qualcuno che magari è stato travolto da un insieme di situazioni. Le cose sono, vi prego di chiedere sulle date e sulle modalità, questi erano gli avvenimenti per come sono andati. Ora scusatemi se vi ho tolto del tempo e se ci siamo intrattenuti su questi argomenti che immagino che saranno poco. Bene. Se non ci sono altri interventi possiamo congedare il gentile pubblico che, nonostante la temperatura poco mite, ha avuto piacere di assistere a questo incontro.